Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sopra Condove in Borgata Laietto e andremo a fare un trekking goloso. Andremo a funghi, quindi speriamo di trovarne. Siamo vestiti così perché non fa caldo. Comunque adesso iniziamo la nostra ricerca, via. Guarda lì, siamo andati a funghi e abbiamo trovato ciuchino. Guarda che belli, eh? Ah, vieni qua, vieni. Ehi, ciao bello, bello, ciao. Ehi, ciao, guardalo qua. E dove l'hai lasciato Shrek? Ciao. Guardalo qua, ciao ciuchino. Ma che bei, oh signore, va piano, eh. Guarda che belli. Avete visto? Siamo andati a funghi e abbiamo trovato ciuchino. Ciao, ciao, bello. Ah, ma allora, che bello. Guarda lì qua. Guarda che belli. Ciao, ciao, e non ho delle carote, non ho niente. Ciao, ma io non pensavo di trovarvi qui. Ciao, ma che belli, che belli. Ragazzi, guardate, eravamo sul sentiero, il nostro primo fungo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Non è un porcino, è una mazza di tamburo. Comunque, appena iniziato a fare due passi, ecco qui il primo. Guardatelo lì. È piccolino, però dai. Il primo vuol dire che porta fortuna, speriamo di trovarne tanti oggi. Magari anche qualche porcino.
Ecco qua. Comunque, piccolo, ma è piccolo, bello sano. Sì. Peccato che non è... Vabbè, pazienza, dai. Un po' piccolo. Un portafortuna. Speriamo di trovarne altri. Guarda, un'altra mazza di tamburo. Eh già? Ma che fortuna. Ce ne sono altre due. No, sul sentiero. Ce ne sono altre sul sentiero. Davvero? Eh già, anche questa. Beh, sono piccole. Sono piccole perché sono non piccole, sono ancora però... Ah, sono belle comunque. Sì. Sono belle, non sono ancora aperte, però... Incredibile. Due passi che abbiamo fatto sul sentiero. Ok, con queste fa quattro mazze di tamburo. Guarda che bella. Questa è già un pochettino più grossa. Spettacolo. E allora... Aspetta. Penso che sia di buon auspicio questa cosa qua. Vedi mai che troviamo dei porcini? Ragazzi, guardate qua cosa abbiamo trovato. Un cestino da funghi e un bastone. Il cestino abbandonato nel bosco. No ragazzi, sto scherzando. C'è anche mio papà oggi con noi che ci aiuta, visto che conosce i sentieri per i funghi. E dopo ve lo presento. Eccolo là che è andato a ricercare i funghi. Appena scende ve lo presento. Ragazzi, ecco qui mio papà Franco, che oggi ci aiuta ad andare a funghi praticamente, perché lui conosce i sentieri. Dai un saluto papà. Ciao. Ragazzi, guardate che pianta. Un castagno? Bello grosso. Guardate, mentre camminavamo di lato sul sentiero, abbiamo trovato una vecchia abitazione, o come, non penso che sia un vecchio capanno, più un'abitazione piccolina. E insomma, quello che ne rimane. Com'era la vita una volta in montagna, amore? Sì. Ragazzi, guardate, abbiamo trovato un torrentello. Vediamo se riusciamo a scendere per vedere la temperatura dell'acqua. Ma penso che faccia che sia abbastanza fresca. Sì, direi freschina, ma nemmeno più di tanto. Non è da fare il bagno, ma insomma, non è così fredda. Cos'è questo, papà? Torrente Sessi. E da dove arriva? Arriva da circa vicino alla tomba, vicino a Colombardo. Ah, vicino a Colombardo. E dove scende? Scende a Capri o fino a Dora. Vabbè, è un bel torrentello, comunque. Che dici papà, ci saranno le trote qua dentro? Io che sono io. Sì? Con i giugni, io sì. Neggia. Guardate ragazzi, che bello. Neggia non così. Bello. Allora ragazzi, siamo arrivati al bivio dove praticamente proseguendo
in questa direzione si va al Colle del Colombardo, cosa che oggi noi non faremo perché stiamo andando a funghi, però anche lì un bel trekking interessante. E sembrerebbe proprio che oggi abbiamo parecchia fortuna, come si dice, perché a 2 metri dal cartello, guarda qua cosa abbiamo trovato, guardate qua, cos'è questo? Una crevetta. Che è in italiano? È tipo il porcino, però. Ok ragazzi, continuiamo il nostro giro di ricerca funghi. Adesso praticamente stiamo per attraversare il fiume Sessi e tramite questo bel ponticello. Guardate che bello ragazzi, spettacolo, immerso nella natura, favoloso. Guardate che bello. Che pace. Fantastico. Ragazzi, come diceva un famoso poeta, Dante Alighieri, ci inoltriamo nella selva oscura. Miseria, che erba alta. Allora ragazzi, non vi nego che sono abbastanza stanchino, comunque abbiamo fatto un bel pezzo in salita, però abbiamo raggiunto un bel punto panoramico. Guardate che spettacolo, guardate che bella la natura, spettacolo, pace, silenzio, solo uccellini cantare che si sentono ogni tanto, bellissimo. Un po' di fatica per arrivarci, ma sicuramente ricompensata. Ragazzi, guardate come cambia la prospettiva quando si entra nel sottobosco. Fantastico. Oh, sembriamo quasi la compagnia dell'anello, non è che salta fuori Smeagol, no? Eccoci. Adesso qua è bosco pieno di funghi. Avete visto ragazzi? Mio padre conosce i posti e io aggiungerei, invece del giardino segreto, mio padre è il bosco segreto dei funghi. Adesso però speriamo di trovarne. Incredibile ragazzi, guardate qua, siamo appena entrati nel bosco segreto e abbiamo già trovato un bue. Cos'è questo? Porcino. Un porcino. Ragazzi, guardate che bello! Super felice. Bello, sì. Ecco qua. Ma trovo. Oh, appena detto, appena arrivati nel posto, diciamo così, segreto, dove mio papà sa che ne crescono parecchi, ed ecco il primo. Guardate, bello sano.
spettacolo. Ragazzi, nella nostra ricerca dei funghi, del porcino almeno, ci siamo imbattuti in questi, in una distesa senza senso di funghi velenosi, di manite falloidi, ce n'è veramente a perdita d'occhio dappertutto. Certo che se i porcini nascessero così, ce ne fossero tanti come questi che non servono niente perché non sono commestibili. Camminando per i boschi e per il sentiero abbiamo trovato un vecchio arpeggio dei pastori dove stavano quando avevano le bestie. Ancora abbastanza, insomma, diciamo che la struttura si mantiene ancora abbastanza bene, considerando che è in balia degli elementi. Ragazzi, guardate cosa, strani incontri nel bosco. Cioè, ci sono le ragnatele praticamente gigantesche da una pianta all'altra, quindi fanno da una pianta all'altra, e poi ci sono, bisogna fare attenzione, ci sono questi ragni qua piantati lì in metà, pazzesco. Allora ragazzi, eccoci qua sulla strada del ritorno. Ormai diciamo che i funghi non è che ne abbiamo trovati tantissimi, però sorpresona, guardate qua, una mazza di tamburo, e stavolta bella grande e anche bella, che fortuna. Vabbè, non sarà un porcino, però è buona lo stesso. Sì, è buona lo stesso, non è un porcino, certo. È attaccata parecchio. Non è che c'è l'erba, si è attaccata proprio all'erba.
Allora ragazzi, questo trekking goloso è finito, siamo arrivati alla fine del video. Purtroppo il bottino è scarso perché abbiamo trovato, insomma, poche cose, qualche mazza di tamburo un po' più grande, un po' più piccola, due porcini, nulla di che, meglio che niente. Comunque, per questo video è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao.